Le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti d'America hanno da sempre una funzione: verificare l'operato del presidente in carica. All'orizzonte, del resto, ci sono le elezioni presidenziali del 2024, che potrebbero riproporre, salvo sorprese, la contesa tra il democratico Joe Biden e il repubblicano Donald Trump. I temi principali che hanno tenuto banco in questa campagna elettorale per le elezioni di metà mandato sono stati molteplici: la guerra in Ucraina, l'inflazione galoppante, la democrazia percepita dalla maggior parte degli elettori americani come a rischio e i diritti civili. Perché queste elezioni di metà mandato sono ancora più importanti rispetto a quelle del passato e come potrebbero influire sugli scenari geopolitici futuri? Questi sono i principali temi che affrontiamo oggi, ma iniziamo subito a corrispondere alla domanda: che cosa sono le elezioni di metà mandato? Martedì 8 novembre 2022 si terranno le cosiddette midterm elections, le elezioni con cui a metà di ogni mandato presidenziale della durata di 4 anni i cittadini americani sono richiamati alle urne per rinnovare alcune delle loro principali istituzioni legislative ed esecutive. In gioco c'è innanzitutto il Parlamento, e cioè il Congresso degli Stati Uniti, formato da due organi collegiali: la Camera dei Rappresentanti, di cui saranno eletti ex novo tutti i 435 deputati, e il Senato, dove sarà riassegnato un terzo dei 100 seggi. Al momento, in entrambi i rami del Congresso, la maggioranza, benché non ampia, è del Partito Democratico. I senatori sono di fatto 50 e 50, a cui si somma però il vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, che presiede automaticamente il Senato. Se una votazione finisce in parità, il presidente del Senato detiene il potere esclusivo di sbilanciarla, esprimendo il proprio voto. Passando alla Camera, ci sono 220 democratici, 212 repubblicani e 3 scranni vacanti. La tornata di domani riguarderà inoltre i poteri dei singoli stati membri della federazione. In particolare, gli esponenti dei singoli parlamenti e degli organi territoriali di contea, nonché 36 governatori su 50. Non trema invece la poltrona numero uno, quella del democratico Joe Biden. Il suo mandato scadrà naturalmente nel 2024, ma potrebbe proseguire inceppato dal venir meno della maggioranza in Parlamento. L'appuntamento di medio termine si può infatti considerare come un referendum sull'operato del presidente in carica, che storicamente ne esce indebolito, perdendo almeno una delle due Camere. Il contrario è accaduto solo con Roosevelt nel 1934 e con George W. Bush nel 2002. Quando questo accade, cioè quando il presidente in carica a metà mandato resta privo dell'appoggio del Congresso, si parla comunemente di anatra zoppa, proprio a simboleggiare una condizione di maggior debolezza del capo dello Stato. Il Congresso, di un colore politico diverso rispetto a quello del presidente, potrebbe creare non pochi problemi a quest'ultimo. Ad esempio, potrebbero essere istituite delle commissioni di inchiesta su specifiche materie e anche votato l'impeachment, cioè la messa in stato di accusa del presidente per tradimento della Costituzione, per corruzione e altri gravi crimini e misfatti. Se i repubblicani dovessero ottenere la maggioranza, Joe Biden rischierebbe una procedura di impeachment, soprattutto per il suo operato in Ucraina e per la gestione della guerra, come vedremo nel corso di questa puntata. I sondaggi dicono che ci sarà un'ondata rossa, che è da sempre il colore che identifica i repubblicani. Secondo Gallup, una delle più importanti istituzioni di sondaggistica negli Stati Uniti d'America, il gradimento del popolo americano per Joe Biden è al 40%. Nel febbraio del 2021 era al 57%, un crollo verticale per il presidente ormai ottantenne. La sfida, come sempre, è tra questi due grandi blocchi, tra questi due grandi partiti, i democratici e i repubblicani. Il Partito Democratico è di fatto una organizzazione controllata dai Clinton, dall'ex presidente Barack Obama, ancora molto presente nella campagna elettorale di queste elezioni di metà mandato, e anche da Nancy Pelosi, uno degli esponenti più importanti del Partito Democratico, attuale speaker della Camera dei Rappresentanti. C'è poi l'area più di sinistra e movimentista, rappresentata da Bernie Sanders e dalla deputata Alexandria Ocasio-Cortez, che comunque si fa sempre propulsore di idee come le politiche gender e idee ambientaliste, che sono care al World Economic di Klaus Schwab. I democratici sono di fatto i principali esecutori delle agende globaliste scritte nei grandi centri di potere internazionali. I
repubblicani sono invece un partito che ha al suo interno una maggiore dialettica. Donald Trump ne ha preso le redini, ma ha allo stesso tempo anche nemici al suo interno. Mi riferisco in particolar modo all'area dei neocon, rappresentati dagli eredi dei Bush, da Mitt Romney, il senatore dello Utah, e da Liz Cheney, la figlia di Dick, l'ex vicepresidente durante l'amministrazione di George W. Bush Jr., uno dei principali falchi e con notevolissimi interessi nella guerra in Iraq e poi nella gestione post-guerra. Il blocco dei neocon ha spesso votato a favore dei democratici, compreso l'impeachment nei confronti di Donald Trump, accusato di istigazione all'insurrezione per i fatti riguardanti l'assalto del 6 gennaio a Capitol Hill. Il Senato ha respinto la richiesta di impeachment per Donald Trump, di fatto assolvendolo. Quella dei democratici e appoggiati dai neocon e quella dei repubblicani trampiani sono due Americhe totalmente spaccate. Biden ha accusato Trump di essere un pericolo per la democrazia e di diffondere un clima di istigazione, di odio e di cospirazione. Dall'altro lato, Trump e i suoi sostenitori sono convinti, non senza alcune ragioni, che le scorse elezioni siano state rubate dai democratici e da Joe Biden attraverso il voto postale e il software di gestione denominato Dominion. Un tema che spacca l'elettorato, oltre alla percezione della democrazia, è anche quello dei diritti civili. Il gran calderone dei diritti civili è uno dei temi che hanno scandito questa campagna elettorale. Dentro ci finisce un po' di tutto. I democratici hanno puntato molto sull'ergersi a paladini dell'aborto, specie dopo che il 24 giugno 2022 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha abolito la sentenza con cui la stessa Corte nel 1973 aveva riconosciuto a Norma McCorvey, alias Jane Roe, il diritto di interrompere la gravidanza. Di conseguenza l'aborto non è più un diritto garantito dalla Costituzione, né lo era mai stato, dicono adesso i giudici, dal momento che la Carta non ne fa menzione. Sull'argomento il primato deve essere della politica, non della magistratura, e legiferare spetta pertanto ai parlamenti dei singoli stati. Molti di questi, a guida repubblicana, sono senz'altro intenzionati a limitare la pratica. Per contro, negli scorsi mesi i Dem avevano promosso il disegno di legge federale HR 3755 per legalizzare l'aborto fino al momento della nascita, in nome della salute femminile. Particolarmente sentita dall'elettorato è poi la questione LGBTQ+, e chi più ne ha più ne metta. Su questo punto abbiamo raccolto la voce dell'avvocato e imprenditrice Simona Mangiante. Ricordiamo che l'agenda democratica dei cosiddetti liberali ha tentato di mistificare quelli che sono i pilastri sia culturali che sociali su cui l'America è fondata. Assistiamo in America quotidianamente ad una trasfigurazione della società a partire dalle scuole, dei bambini, una promozione del genere fluido, un sistema educativo che sta cercando di mistificare proprio la genitorialità che viene sostituita dal governo, che impone un'agenda che è semplicemente mirata alle cosiddette politiche identitarie. Ma a preoccupare maggiormente il popolo americano è l'economia. Grazie alla Fed, la Federal Reserve, ossia la banca centrale che stampa denaro dal nulla, durante gli anni del Covid il governo Biden ha potuto fare spesa a deficit anche per valori fino a 4.000 miliardi all'anno, uno stimolo economico non indifferente per l'economia statunitense. Attualmente poi il dollaro è molto forte rispetto alle altre valute internazionali. Il sistema degli scambi commerciali si basa sulla moneta americana. Questo è un vantaggio importante per gli Stati Uniti. Non è un caso, infatti, che i paesi del BRICS, cioè Brasile, Russia, Cina, India e Sudafrica, abbiano il progetto di creare una loro moneta alternativa proprio per gli scambi commerciali. Nonostante questo scenario, il costo dell'energia è aumentato anche negli Stati Uniti d'America. In alcuni stati la benzina ha raggiunto anche 8 dollari al gallone. Il costo della vita non è stato mai così alto. L'inflazione galoppa, è all'8,2% in questo momento. Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha annunciato che i tassi di interesse saranno portati al 3,75-4% e altri aumenti sono stati già annunciati. Che cosa significa questo per le tasche del popolo americano? Abbiamo sentito il parere dell'economista Giovanni Zibordi.
Il prezzo medio delle case è aumentato solo negli ultimi 2 anni del 30%. La casa media ormai è sui $400,000. Però adesso, se la vuoi comprare, devi pagare quasi il 7% di interesse all'anno. In Italia mi sembra che siamo ancora su 2,5-3, cose di questo genere. E quindi aumentare i tassi dà il pretesto alle banche per poi far pagare molto di più tutta la carta di credito. Loro si indebitano anche un po' con la carta di credito per comprare l'auto, si indebitano. Le auto in America in media costano $60,000 ormai, no? Le case $400,000. Quindi la loro è un'inflazione che dura da più tempo della nostra. La nostra è un'inflazione che è scoppiata l'anno scorso. Loro, se guardi quanto costano le case, quanto costano le auto, persino le auto usate, gli affitti, l'America ha un'inflazione che probabilmente è quella reale più alta del ufficiale, 9 qualcosa, ma se uno va a vedere gli affitti sono incredibili quanto paghi d'affitto in casa in America. Vai a vedere il college, mandare un figlio al college, se un college è, diciamo, privato, come la maggioranza è privato, è un suicidio. La sanità costa in modo assurdo, quindi l'inflazione vera probabilmente è sottostimata in America, specialmente quella degli affitti, perché è molto difficile non mettere nel paniere dell'inflazione il costo della casa. In America non ci mettono l'affitto, ci mettono una misura strana, equivalent rent la chiamano, e probabilmente l'inflazione vera non è il 9, è un forse un 12, un 13 se ci metti veramente l'affitto. E quindi la Federal Reserve è costretta ad aumentare i tassi perché da 100 anni, quando l'inflazione sale molto, tutte le banche centrali aumentano i tassi di interesse. La Meloni si sta lamentando, no? Che la BCE aumenterà i tassi, noi siamo solo all'1,5, e però già la Meloni, ad esempio, dice già ci stanno, anche Giorgetti, ci stanno massacrando, non devono aumentare i tassi. La realtà è che tutte le banche centrali, se vedono l'inflazione che va verso il 10%, non possono tenere i tassi all'1% come era fino a 2 anni fa, un anno fa. È un modo forse stupido di fermare l'inflazione, perché questa è un'inflazione che deriva molto dall'energia e dalle materie prime, e poi deriva dai deficit pubblici, no? Hai distribuito soldi a pioggia in America in particolare, in Europa no, è più su l'energia e le materie prime e la svalutazione dell'euro da noi. Da loro c'è anche proprio il fatto che la gente spende soldi. Siccome però i politici americani, che vogliono a tutti i costi, Biden in particolare, i democratici, no, essere adesso all'elezione, e loro sono abituati con il lockdown a fare qualunque tipo di deficit che gli va bene. Li ha fatti Trump, li sta facendo Biden, e loro non vogliono ridurre il deficit, che ridurrebbe l'inflazione. Dato che i politici vogliono tenere i deficit così alti, no? Da noi ad esempio la Meloni sta riducendo il deficit, è una cosa incredibile, ma fa peggio di Draghi, no? Draghi è arrivato al 6,5 quando ha ereditato un 9% di deficit da Conte, era arrivato quest'anno al 6,5, la Meloni e Giorgetti hanno detto che scenderanno 4,5-4,6 e poi l'anno prossimo ridurranno ancora il deficit. I politici americani se ne sbattono completamente del deficit, dicono siamo il dollaro, siamo l'America, noi possiamo fare 5-6-7% di deficit, 7% adesso circa, senza problemi, no? E quindi questo tiene sull'inflazione. A quel punto però si lamentano anche loro dell'inflazione, il grosso degli americani, e i politici dicono la banca centrale deve alzare i tassi. È uno scaricabarile, per cui i politici cercano di scaricare la responsabilità sulla banca centrale per far vedere che anche loro, no, pensano all'inflazione, non vogliono ridurre i deficit perché quei deficit danno più consenso, danno più soldi alla gente, e allora la banca centrale, che in qualche modo non è indipendente, no? La banca centrale, il governatore la nomina il presidente, si dice vabbè, alziamo i tassi, perché in qualche modo, no, questo fa scendere la borsa, fa scendere anche il mercato obbligazionario, quindi riduce un po' la ricchezza, no, di chi ha dei soldi investiti in azioni, obbligazioni, fa costare di più i mutui, fa costare un po' di più i prestiti, è un modo anche quello di frenare un po' un'economia troppo pompata come quella americana. E la realtà è che sarebbe più semplice aumentare o ridurre il deficit se tu vuoi, no, controllare l'inflazione. Però non c'è niente da fare, tutte le banche centrali, l'Inghilterra in particolare, si è visto adesso, vogliono tutte aumentare i tassi, e questo sta però facendo crollare i mercati. Questo va detto, è un crollo lento, ma è da
la perdita su tutti i mercati, borse e obbligazioni è la maggiore della storia, perché tutte le obbligazioni stanno facendo perdere, tutti quelli che hanno dei fondi comuni adesso in Italia come in America stanno rimettendoci dei 20%, che non è mai successo, comprando titoli di Stato, e quindi questo aumento dei tassi per il mercato finanziario è una cosa grossa. Una situazione economica poco florida e la guerra contro la Russia, che potrebbe presto trasformarsi in un conflitto nucleare, non è certo la migliore prospettiva per Joe Biden, che cerca di essere riconfermato nel 2024 alle elezioni presidenziali. Dal punto di vista bellico c'è poi da riconoscere che Donald Trump, durante la sua presidenza, non ha mai iniziato alcuna guerra. E chissà se ci fosse stato lui oggi alla Casa Bianca come sarebbero andate le cose. Gli Stati Uniti di Joe Biden hanno inviato decine e decine di miliardi di dollari in aiuti militari al regime di Kiev. Ma presto lo scenario potrebbe cambiare oppure no? Di recente il capo dei repubblicani alla Camera, Kevin McCarthy, ha affermato che in caso di vittoria al midterm non ci saranno più assegni in bianco per Kiev. Oltre alle dichiarazioni ci sono però i fatti. In questi mesi molti esponenti dell'opposizione in Parlamento hanno votato assieme alla maggioranza a favore dell'invio di aiuti militari a Zelensky. Non tutti i repubblicani, come abbiamo visto, sono d'altronde trumpiani. Specularmente ci sono crepe anche all'interno del partito di Joe Biden. 30 deputati democratici di area liberal, guidati da Pramila Jayapal, hanno scritto una lettera a Biden finita nelle mani del Washington Post non più tardi di ottobre. Chiedeva di avviare colloqui con la Russia per cercare una rapida soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina. La lettera è stata smentita subito dopo tramite un comunicato stampa ufficiale. La deputata Jayapal ha parlato di un errore, di un fraintendimento. Un nuovo posizionamento degli Stati Uniti rispetto alla guerra a ogni modo potrebbe influire non poco anche sull'Italia, dal momento che per il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, finora non è mai stato messo in dubbio l'allineamento con la NATO, con Washington e con Kiev. Ma se Washington molla Kiev, che cosa succede? Abbiamo sentito su questo punto il giornalista Luca Marfè, che attualmente è negli Stati Uniti. Uno scenario da incubo, è così che esordisce la stessa CNN, insomma gran cassa di risonanza del Partito Democratico americano, sulla propria home page, oramai insomma all'alba di queste elezioni di metà mandato, le elezioni di midterm, attesissime mai come quest'anno negli Stati Uniti, perché si configura un autentico referendum attorno alla figura del presidente Joe Biden e soprattutto insomma si vanno delineando i due possibili scenari, i due possibili schieramenti politici, con i democratici da una parte naturalmente, con i repubblicani dall'altra, nel mezzo di una moltitudine di crisi interne ed estere che insomma fanno letteralmente spavento. In Italia si tende a parlare moltissimo di politica estera. La verità è che qui da Miami, in Florida, gli Stati Uniti sembrano presi molto di più invece dalle proprie questioni interne. Inflazione, un'economia che ancora è in affanno per certi stati, soprattutto in cui tuttora si parla di Covid, tuttora aleggia un po' l'incubo di certe restrizioni e in cui appunto il lavoro fatica ad ingranare. I prezzi delle materie prime, in particolare della benzina, che hanno stabilito dei record irraccontabili. Questo è un paese che è abituato a pagare la benzina un dollaro e mezzo, massimo $2 al gallone, e insomma mentre siamo qui a chiacchierare tra di noi nella modernissima California, in quello che era un tempo la geografia del sogno americano, la benzina costa $8-9 al gallone, quindi parliamo di un aumento del 400-500% del costo per tutti gli americani, peraltro in uno stato dove ci si muove praticamente solo ed esclusivamente in macchina. Insomma, le questioni sono altre, con un'inflazione che a sua volta in generale marca un record lungo 40 anni, quindi bisogna risalire a più di 40 anni fa per ritrovare doppia cifra nell'inflazione, che adesso rallenta un po', ma che resta comunque gravissima, preoccupante. Insomma, soltanto sullo sfondo poi c'è tutto lo scacchiere internazionale, quello degli esteri, quello naturalmente della guerra in Ucraina. È molto interessante provare a immaginare che cosa possa cambiare
da qui all'indomani del risultato del voto. La mia risposta vuole essere molto chiara, a prescindere dall'incubo che già mette in preventivo CNN, che già prova a dare la colpa ai troll russi, già viene fuori un nuovo Russiagate, la capacità di Putin di influenzare queste elezioni e tutte queste solite narrazioni che i democratici avevano già provato a utilizzare per giustificare la debacle di Hillary Clinton contro Donald Trump. Ecco, al di là di questo scenario possibile da incubo per i democratici, la sensazione fortissima è che il quadro della guerra in Ucraina cambierà pesantemente, perché se è vero che i repubblicani sembrano essere molto chiari, quindi con tutti i loro portavoce a tutti i livelli dicono non ci saranno più assegni in bianco per Zelensky, per Kiev, per l'invio ulteriori di altre armi, ma ci sarà invece un ragionamento votato anche alla diplomazia, votato anche al tentativo di raggiungere un accordo, votato alla necessità di cominciare seriamente a costruire prima un cessate il fuoco e poi una pace definitiva, è altrettanto vero, attenzione, qui sta la notizia, che anche nel fronte dei democratici aleggia esattamente la stessa sensazione. C'era stata questa famosa lettera di 30 rappresentanti democratici che avevano chiesto appunto di ragionare sulla diplomazia e non più sulle armi, una lettera poi stranamente ritrattata, quasi come se ci fossero stati degli ordini di scuderia a partire proprio dalla Casa Bianca di Biden per insabbiare tutto quanto. Ma insomma, il sentimento degli americani, naturalmente del popolo, è sempre stato così, ma anche oramai di tutto il piano politico, governativo, legislativo e della stessa Casa Bianca, perché ci sono dei fastidi anche alla corte di Joe Biden, è quello che lo scenario di questa guerra oramai debba cambiare. A distanza di così tanti mesi, a distanza di così tanti soldi investiti, a distanza di così tante armi inviate, la soluzione sembra ancora lontana e quindi non si può che parlare di democrazia. Come cambieranno le cose dunque? Cambieranno che probabilmente vinceranno i repubblicani, probabilmente prenderanno la maggioranza almeno alla Camera, ma c'è una grossa possibilità che si prendano anche il Senato e che si apra appunto lo scenario da incubo per i democratici, che traccia, ripeto, la stessa CNN, che è quasi un organo di partito qui negli Stati Uniti. Ma insomma, anche se i democratici dovessero fare il miracolo, proprio in queste ore Barack Obama si schiera al fianco di Joe Biden per cercare di riscaldare i cuori degli americani, per cercare di ricondurli al voto, la sensazione netta è che comunque Zelensky e Kiev dovranno trovare un'altra maniera per affrontare la questione e magari non saranno lasciati a loro stessi, ma saranno sicuramente instradati verso una sorta di dialogo forzato con Putin, con la Cina come sempre a fare da sfondo e con l'Italia diretta interessata, perché il governo Meloni naturalmente guarda a Washington, secondo qualcuno addirittura riceve ordini da Washington, soprattutto in chiave NATO, e quindi se dovessero cambiare le cose alla corte di Joe Biden e alla corte del Congresso americano, è chiaro che anche il nostro presidente del Consiglio, insomma, ricomincerà probabilmente a calibrare la questione e a restituire quello che, qui ci metto una nota mia personale, avrebbe dovuto essere sin dal principio il ruolo dell'Italia, del governo italiano e della diplomazia italiana, a ricostruire appunto un dialogo con Vladimir Putin attorno a dei punti cardine, attorno a una pace che possa essere quantomeno accettabile per lo stesso Zelensky, che a un certo punto, insomma, è chiamato a fare i conti con la realtà e a smetterla di invocare armi, armi, armi e ancora armi, quando di questa guerra, almeno qui dagli Stati Uniti, ma insomma dall'Europa la sensazione mi sembra esattamente la stessa, non si vede la fine, non in questo modo. La musica sta per cambiare, le elezioni di metà mandato oramai sono a un passo, hanno già votato 50 milioni di americani, la storia di questo conflitto sta per cambiare assieme a quella degli Stati Uniti d'America. Trump è uno di quelli che insomma sostiene sicuramente la necessità di difendere Kiev e l'Ucraina, ma da uomo di business, da uomo oggettivamente pragmatico, la cui storia appunto mostra un certo pragmatismo, una grande praticità, una grande intelligenza, se mi è concesso, insomma, per quanto poi il personaggio possa essere colorito e particolarissimo, ecco, Trump sicuramente è tra quelli che oggi vorrebbe ridisegnare questo scenario e appunto ricominciare in maniera pragmatica a parlare
di pace, quindi trascinerà tantissima gente al voto, ma è sicuramente tra quelli che è stanco a sua volta di firmare idealmente assegni in bianco a nome di un popolo americano che, ripeto, è preso da tutt'altre questioni e sicuramente non vuole vedere le proprie tasse investite in una guerra altrove. Molti statunitensi non sanno nemmeno dove l'Ucraina si trovi, né esattamente per che cosa stia combattendo. Qui le questioni sono altre. Trump rappresenta molto il sentimento di un popolo che va alle pompe di benzina a rifornirsi, che ha visto un aumento delle spese generali, che ha visto un'impennata storica dell'inflazione, che vede ancora un'economia in sofferenza, che sente ancora dei governatori parlare di restrizioni, di Covid e di chiusure, e quindi insomma un popolo stanco, sicuramente stanco, in particolare stanco di questa guerra. La ripresa del dialogo tra Stati Uniti e Russia e accordi di pace immediati sono ciò che gli europei e in particolar modo noi italiani dobbiamo augurarci. L'Ucraina e il continente europeo poi sono lo scenario di guerra più immediato. In Italia abbiamo basi NATO disseminate per lo stivale che ospitano bombe nucleari. Saremmo uno dei primi bersagli in caso di conflitto esteso. La guerra poi nuoce gravemente all'economia dell'Italia, che potrebbe acquistare il gas a prezzo più conveniente dalla Russia, un paese da sempre amico. Il mondo futuro e migliore che auspichiamo è quello di nazioni sovrane e indipendenti, in grado di intrattenere rapporti commerciali e culturali, capaci di valorizzare le reciproche ricchezze, differenze e reciproci talenti.